Quello che c'è di differente dalla prima ondata comunque è che l'esperienza indubbiamente dei periodi marzo-aprile ci aiuta tantissimo, ci aiuta da un punto di vista clinico perché in effetti cioè noi abbiamo conosciuto molto di più quella che è la malattia, quelle che sono le caratteristiche di questa patologia e di conseguenza anche i trattamenti, quello che abbiamo a disposizione con i trattamenti che noi facciamo è indubbiamente un'esperienza maggiore. E da questo punto di vista, senz'altro è un grosso vantaggio. Abbiamo anche la possibilità di ricovero che, per quanto riguarda la nostra provincia, mi riferisco alla terapia intensiva, indubbiamente avvantaggiata dai 18 posti letto dell'Hub, che sono assolutamente pienamente funzionanti. E da quelli che ci saranno a breve, che sono i 30 posti letto del policlinico, e questo indubbiamente per quanto riguarda le terapie intensive, dà una grossa mano e dà una notevole tranquillità proprio per questa tipologia di ricoveri. La tipologia di paziente riflette e riproduce un po' quella che era la tipologia di pazienti che noi abbiamo avuto nella prima ondata per quanto riguarda la sintomatologia, la gravità. Indubbiamente quello che è cambiato è l'intercettarli più precocemente rispetto a quelli invece della prima ondata e questo ha fatto sì che indubbiamente porta ad un miglioramento della prognosi, anche se in effetti la gravità comunque del paziente ricoverato in terapia intensiva è comunque una gravità, è un paziente critico e da questo punto di vista non è che ci siano notevoli differenze. Per quanto riguarda l'età, qui c'è differenza, si è abbassata l'età media. Noi vediamo pazienti molto più giovani, noi vediamo pazienti che non hanno 50 anni e di conseguenza indubbiamente è una casistica con un'età media più bassa rispetto a quella invece che avevamo nella prima ondata. I posti non Covid per quanto riguarda la terapia intensiva sono sufficienti per le urgenze. Abbiamo una zona assolutamente isolata rispetto anche logisticamente proprio rispetto alla terapia intensiva Covid, alle terapie intensive Covid e di conseguenza per ora almeno sono sufficienti, non abbiamo avuto assolutamente problemi finora. La mia equipe è un'equipe anche che ha usufruito anche nella prima ondata di gente, di assunzioni di gente giovane, di neospecialisti, di medici in formazione dell'ultimo anno che adesso non lo sono più perché sono diventati medici specialisti nel frattempo. E di conseguenza questa è stata una grossa opportunità anche che abbiamo avuto di assumere effettivamente, di avere risorse, un incremento di risorse che ci ha portato a poter affrontare nel modo idoneo la seconda ondata, la prima ondata. Anche nella seconda ondata, lo stesso personale è un personale che è molto responsabile. È un personale molto preparato, un pochino molto motivato, indubbiamente risente di quella che è la stanchezza, ma non solo fisica, ma anche psicologica che ha accumulato nei mesi in cui effettivamente c'è stato questo impegno, c'è stata questa situazione drammatica, noi diciamo questo tsunami. Però questo non porta assolutamente a modificare quello che è il loro atteggiamento. Vediamo nei nostri pazienti, nella prima fase, senz'altro lo spavento di chi si può trovare da un momento all'altro in una situazione. Comunque, non solo di veramente fatica a respirare, di sensazione anche veramente che manchi il fiato, come si dice, e poi la paura di chi viene da un momento all'altro strappato alla famiglia, ai familiari, alla vicinanza delle proprie famiglie, delle persone care, o comunque di una persona assolutamente, cioè vengono completamente isolati ed entrano nel nostro mondo. Però ovviamente c'è cioè, quella che è l'attenzione anche di tutti noi, degli infermieri, dei medici che sono loro vicino, fa vedere che effettivamente poi col passare del tempo percepiscono comunque che non hanno gli affetti, i loro affetti familiari vicini, ma che hanno persone comunque che sono sempre loro vicine, che non sono mai da soli.